di Van Garder e di Van Avermaet, però credo che a quel che magari c'è frastagliamento in corsa. Noi abbiamo detto l'importanza delle ammiraglie, del numero assegnato alle ammiraglie. Ricordiamo che l'Astana predetto alla vigilia di questa importante tappa sarà un disastro. Anche lui, che è il più grande specialista, non si ritiene, diciamo così, immune dagli imprevisti tantissimi che questo del gruppo affrontando questa curva a destra, perché le insidie, i pericoli e le difficoltà ci sono praticamente ad ogni metro quando ci sono condizioni ambientali come quella di sezione dei tubolari, che ovviamente hanno un battistrada intagliato e differente apposta per questo tipo di clima. Sì, 28 e anche 30 la sezione dei copertoni, anche a destra corridori della Lampre, Merida vedo a terra. Sì, beh, su questa rotonda anche Contador era rimasto coinvolto, ma non mi sembra che abbia subito cadute. Questo è Valverde, che è rimasto giù o forse praticamente è rimasto attardato per la caduta. Vedi che qua oggi viene fuori il veglione del tritello per questi motivi, perché Van Garderen con gli uomini della sua squadra, quello qua inquadrato, l'americano della BMC, qui basta niente. Hai visto una caduta in testa al gruppo, che fai? Ti fermi ora? Non ti puoi fermare, qua è battaglia, è una continua rincorsa. Oggi veramente ne vedremo di tutti i colori, ma a causa non tanto del pavé, a causa della pioggia, a causa del maltempo. E le strade qui sono perfette, come vedete, quindi insomma, abbiamo già escluso a priori discorsi strani, che è la colpa della strada, l'asfalto brutto, le strade del sud. Qui sono le strade del nord, piove sempre, però la pioggia è un ostacolo in più, si sa quando si corre su strada. Vediamo, sì, non bisogna perdere la testa quando succedono queste cose, perché primo sei alla quinta tappa, non è che sei all'ultima tappa. E di conseguenza c'è tutto il tempo per recuperare, mancano 68 km alla conclusione ancora. E 200 metri al primo settore. E dovrebbe esserci proprio il primo settore di pavé fra poco. Dovrebbero inquadrare la fuga in questo momento, perché sta per incominciare proprio dalla grafica, lo vedete, l'inizio del primo settore di pavé, il nono, contrassegnato, si va in ordine decrescente come la Parigi-Roubaix. Qui c'è una confusione tale, ragazzi. E qui adesso tutti vogliono partire davanti, 1100 metri, hai già ricordato più volte, il primo settore è il settore numero 9, così come alla Parigi-Roubaix il numero è decrescente del settore. Grande azione della Cannondale, loro se la sono guadagnata, sono diversi chilometri che sono lì davanti e si è spezzato il gruppo, a me non mi sembra che cancellare. Terza caduta di Froome nel frattempo. Sì, e Froome c'è qualcosa che non va probabilmente, ma Cancellara mi sembrava di averlo intravisto in questo gruppetto. Prima in radio avevano detto che c'era accaduto anche Cancellara, ma non credo, e qui è ancora eccolo qua, giornataccia dall'inizio. From, se continua così, ragazzi, e non la finisce la tappa di oggi, ma è la terza caduta e non è ancora iniziato il pavé. Come giustifichi questa continua ripetizione di cadute? E che ti devo dire, probabilmente ora siamo arrivati al massimo della sopportazione anche per il keniano, perché vabbè, il keniano bianco, come viene chiamato, il britannico della BMC, ma tanti corridori stanno cadendo. Probabilmente c'è qualcosa anche da rivedere, forse per la pressione. Io credo che non ce la faccia più a ripartire, mi sa che siamo, continua a andare a terra, scuote la testa, mi sa che siamo arrivati. Questo potrebbe, attenzione, che potrebbe essere uno dei momenti più, mi sa che siamo arrivati, ragazzi. From scuote la testa, non l'avevo mai visto così. Ma la terza caduta oggi, e ieri è caduto, è tutto medicato, stavolta forse è troppo. Secondo anche me si è rotto, perché non appoggia la mano e destra, tiene il braccio alla solita maniera, quella poco incoraggiante, chiuso al corpo. Adesso vediamo, ragazzi, mi un sa consulto che From prende la bicicletta. Queste sono immagini mollare, purtroppo, ma evidenti. Adesso vediamo, perché non diamo per scontato nulla. No, ovviamente auguriamo sempre che a tutti di superare i problemi, ma tre cadute nei primi 50 chilometri, no, primi 70 chilometri. Mi sa che si ferma. Mi sa che sale sulla macchina. Beh, fa fatica. Stiamo assistendo al ritiro di Froome in diretta, ragazzi.
gli hanno porto la bici e lui ha detto no, lui monta sulla seconda miraglia, guarda, si ritira. E attenzione, perché alle 15:42 potrebbe accadere una delle cose più imprevedibili alla vigilia, naturalmente, e che nessuno desidera e che nessuno accoglie sicuramente con piacere. E siamo davvero, io sono molto dispiaciuto di constatare male, il ritiro di fronte. Si è fatto male, vedi che non muove la mano destra, ha dei problemi anche sulla mano sinistra. Sinistra è fortunata sì ieri, e quindi davvero una pessima notizia, diciamolo, nell'economia del Tour de France. Il vincitore l'anno passato, insomma, io direi che non è il caso assolutamente né di ironizzare, perché mi dispiace davvero che uno dei grandi favoriti sia costretto al ritiro. Si ironizza quando c'è da ironizzare, quando c'è da ironizzare. Questo non è assolutamente uno dei casi in cui fare nessuna battuta di spirito. All'inizio del tratto in pavé, il primo, ritorniamo, show must go on, come si dice, chiaramente oggi è uno show, praticamente, ma forse è già stato superato il primo, perché l'accadimento appunto di Froome. Froome ci ha fatto perdere il primo chilometro e 100 metri, ovviamente i primi sono anche meno duri, meno dissestati da affrontare, però non ne abbiamo visto neanche un istante, sono vedremo magari il passaggio del gruppo. Sono usciti praticamente, ma giustamente la regia si è soffermata in diretta per vedere proprio il ritiro del favorito, perché tutti i bookmaker lo davano come primo favorito di questa grande boucle. No, siamo ora, dovrebbe essere qui il primo. Sì, perché c'è una discrepanza, l'ho valutato anche prima, ma fra oggi la grafica, perché la tappa effettivamente è più corta e quindi probabilmente la grafica è tarata ancora sul vecchio chilometraggio, forse. Ecco, questo è il primo tratto, Riccardo. Comunque la pioggia lo ha reso davvero ancora più impegnativo, perché insomma le banchine laterali sono allagate, quindi quelle non le puoi prendere. Siamo sul pavé, ragazzi, qui c'è poco da fare, sono 9 tratti di pavé, meno più il pavé, quindi è sicuramente una tappa incredibile. Mi dispiace che si sia ritirato tantissimo, anch'io sono molto dispiaciuto, più che altro per le cadute, perché lui, questa ultima che è caduto, cioè, credo che abbia detto basta, non ce la faccio più, ma più che altro perché mi sa che si è rotto lì, si è rotto l'avambraccio, il polso destro, qualcosa, ha visto che aveva... Non c'è stata neanche tanta discussione. No, lui immediatamente scuoteva la testa, diceva di no. Ha detto basta, ringraziato. Però davvero, insomma... È salito sulla seconda miraglia, non sulla prima, ovviamente, perché la prima avrà anche tanto da fare. Arriverà. Anche perché hanno Ricciporta, adesso era già stato annunciato, in caso di problemi a Froome, era arrivata la domanda. Ricciporta diventa il nostro capitano, quindi ovviamente adesso la squadra in appoggio al tasmaniano. Ecco il gruppo davanti, c'è già una netta selezione e stanno per arrivare anche loro. Chiaramente questa selezione è dovuta alle cadute che ci sono state in precedenza, certo è che è veramente una lotta, qui sei da solo. Corridori, in questo caso chi ha fatto il corridore sa le sensazioni, conosce le sensazioni di questi momenti, sei da solo. Intanto Tony Galopin sta uscendo dal primo tratto di pavé, mentre il gruppo lo ha appena iniziato, 1 km e 100 metri. Tony Galopin, che è maglia virtuale, e ora eccolo qua, Daniele Bennati davanti a fare l'andatura. Lo dicevamo anche nei giorni scorsi, quello che è importante per Contador, avere dei corridori come Bennati, come Tosatto nelle prime posizioni a portarlo fuori dai problemi che ci possono essere nell'affrontare questi difficili tratti di percorso. Sagan lì nelle prime posizioni, anche Vincenzo Nibali con la maglia gialla sta viaggiando molto bene, lo vedete, è lì nelle primissime posizioni. Eccolo lì Vincenzo, guardate come risale, la personalità, la lucidità, la freddezza. Ovviamente si diceva forse troppo presto, io credo che invece la maglia gli abbia dato grande fiducia nei propri mezzi e grande personalità. Chi ha la maglia gialla gode di un carisma che gli deriva anche dalla maglia che indossa, come la maglia rosa al Giro d'Italia. Daniele Bennati sempre impeccabile quando c'è da percorrere strade difficili. Pedala bene Daniele Bennati, vedi correttamente come tiene le mani sul manubrio, non sulle leve, perché i sobbalzi, le vibrazioni potrebbero far sì anche di farti scivolare la mano, e vedi come o le tieni giù come sta facendo in questo momento Van den Broek e Nibali che è alla sua ruota, o le tieni sopra in quella posizione come le sta tenendo Daniele Bennati.
come appoggio, come accompagnamento anche della bicicletta. Qui siamo quasi alla fine, anzi alla fine del primo tratto di Pavé. Van Marche dietro a Daniele Bennati, che ha subito dietro di lui, mi pare, Contador, mi sembrerebbe lui, però non, no. E qui finisce il primo settore, finisce il primo settore con qua Sef Van Marche, con Daniele Bennati. Niente, è andata male questa borraccia, non è semplice, si conclude il primo settore, avete visto, non è tra i più duri, però è reso ancora più impegnativo davvero dalle pozze d'acqua che continuamente rendono impraticabile la banchina laterale, le banchine laterali che normalmente i corridori sfruttavano per evitare un po' di vibrazioni. E c'erano già, prima di arrivare al primo settore, Riccardo, è già avvenuta una selezione naturale in seguito soprattutto a cadute immensa. Eh sì, beh, questo, poi c'è anche il vento, come vedi, il vento che tira da destra verso sinistra impegna ancora di più i corridori, vedi come viene coperto subito Van Impe qualche anno fa, Vincenzo Nibali, come effettivamente ha avuto un attimo di slezione, un déjà vu, sì. Tu alla roba cercavi Van Impe, quindi sei ancora lì alla ricerca. Le Moen con la maglia Poix della classifica di del Gran Premio della Montagna. E qui c'è già una netta frazione. Nettissima frattura del gruppo, davvero. Beh, le accelerazioni della Cannon Dale. E Van Impe è davanti. Vincenzo Nibali sta davanti e ha 1, 2, 3 compagni di squadra. Una Astana che si conferma una squadra assolutamente sì, però, all'altezza. La Astana si conferma, aspetta, perché c'è Vestra anche davanti, attenzione. Sì, in effetti si conferma come squadra nettamente, scusami, io avevo capito Tinkoff Saxo, l'Astana giustamente si conferma una grande squadra in questo momento. Carattere che ha reagito con prontezza sia ieri che stamane alla prima caduta, ma che dopo la terza caduta non ha più potuto essere in grado di ripartire. Si è capito subito, facendo no con la testa, parlando con il suo compagno di squadra caduto insieme a lui, Lopez Garcia, gli faceva segno che non era in grado di risalire in bicicletta, e così ha fatto, comunicandolo anche al meccanico che prontamente gli stava per porgere la bicicletta di scorta. Purtroppo finisce oggi il tour di Chris Froome. 1.51 intanto è il vantaggio dei 7 uomini che sono al comando nei confronti della prima parte del gruppo. Ricordiamo che del primo gruppo, questo che vediamo inquadrato, quello con Contador e con Vincenzo Nibali, con Peter Sagan, non fanno parte né Valverde né TJ Van Garderen, il primo della Movistar, il secondo della BMC. Alcuni commenti adesso dallo studio di Milano, voi. Primo settore di Pavé. Sì, adesso è ancora di 68. Siamo in linea? Francesco, stavamo dicendo. Ora ci sono. You never know what can happen. Se i problemi ci sono sempre fino all'arrivo, però la fuoriuscita di Senna di Froome è una cosa... È il colpo di scena della giornata. Grave, perché... Le condizioni meteo, dicevano, ricordavano quella famosa tappa del Tirreno Adriatico in cui lui, che era detentore della classifica generale, venne attaccato da Nibali e si perse. E è stata una resa fisica, in parte anche un po' mentale, forse. Sì, entrambe. Ieri credo che la caduta di ieri gli abbia lasciato dei problemi. Oggi è caduto due volte, dopo la seconda caduta ha riportato ancora dei grossi problemi e di testa, sinceramente, penso... Concentrazione, perché uno che è caduto due volte poi gli entra la paura. Sì, come Wiggins l'anno scorso. Come Wiggins, infatti tu l'avevi detto. Due anni fa.
Che l'anno scorso. Poi vedevamo, sembrava uno che non era mai andato in bicicletta, e lui quando è caduto la terza volta erano quasi fermi, però è caduto e ti fai male anche se cade. Dobbiamo ribadire, 58 km alla conclusione abbondanti, e questo è il gruppo dei migliori alle spalle dei Battistrada. Avete visto il gruppo dei Battistrada che comprende Tony Martin, Sam Dumoulin, Tony Gallopin, Rein Tarame, Simon Clark e Matthew Heyman. Orica Greenedge 1,50 è l'ultimo vantaggio che ci comunica Radio Tour nei confronti del gruppo dei migliori, che comprende naturalmente la maglia gialla di Vincenzo Nibali, sempre nelle prime posizioni, così come Alberto Contador, tanti corridori Movistar con Alejandro Valverde anche. Sì, ma stanno inseguendo, salvo questi corridori della squadra chiaramente, che stanno riportando sotto Valverde, che è rimasto vittima anche lui di quella rotonda maledetta che praticamente aveva coinvolto anche in parte Alberto Contador. La grande concitazione, la grande velocità che c'è davanti al gruppo per prendere il primo dei tratti di pavé di questa giornata ha fatto sì che praticamente è difficile, è tutto difficile per rientrare. Ci comunicano anche l'altro corridore, l'avevamo visto anche gli uomini della BMC insieme a Valverde, certo che è chiaro, si sapeva, ce lo aspettavamo che succedesse di tutto, certo è che Vincenzo Nibali e anche gli uomini della Cannondale, che hanno causato, diciamo così, involontariamente questa situazione, perché loro erano davanti e facevano una grande andatura. Tenevano Sagan davanti, che ricordiamo tra poco troverà lo sprint intermedio ai 58 dalla conclusione, ci sono già passati i fuggitivi, ora naturalmente ci passerà anche il gruppo Sagan. E ci sono stati effettivamente, c'è stata quella rotonda, ricorderete, dove ci sono state da tutte e due le parti, sia da sinistra che a destra, queste due cadute, quindi chiaramente la situazione in questo momento è piuttosto convulsa e vedete in questo, proprio da queste immagini, la Movistar che sta rientrando, sta cercando di rientrare, ma rientrerà senz'altro tutta la squadra a disposizione per Valverde, ha anche l'opportunità di avere gli uomini BMC che potrebbero dargli una mano per rientrare. Qui siamo sulla fuga con il corridore della Cofidis. Rein Tarame, vogliamo dire, noi abbiamo visto, insomma abbiamo assistito al ritorno di Rein Tarame come protagonista, perché Tarame dal 2009 vinse il Tour de l'Ain, poi la Vuelta a Spagna nel 2011, dopo la vittoria della Vuelta a Spagna, un periodo davvero privo di soddisfazione, avaro di soddisfazione, è tornato alla vittoria quest'anno a El Mali nella tappa in alta montagna, ricordiamo a quasi 1900 metri di quota, la vittoria di Rein Tarame bellissima, e lui ci ha raccontato a tutti noi presenti che un anno e mezzo di problemi fisici, non erano riusciti a capire cosa fosse, alla fine aveva un'escrescenza di pelle tra laringe e faringe che lo faceva respirare male, operato immediatamente, passati tutti i problemi, un anno e mezzo ci hanno messo, però Rein Tarame ha detto oggi sono tornato a due anni fa alle prestazioni e oggi lo vediamo in fuga. Eccolo qui il gruppo con gli uomini Cannon del Peter Sagan, nel gruppo dei migliori, guardate com'è ridotto. È ridotto a una 35ina di unità e vedete anche alcune macchine, alcune ammiraglie sono passate, poi un altro gruppetto di 25ine, questa è tutta la Movistar, 9 unità a cercare di riportare sotto Valverde, che era rimasto vittima, probabilmente non cadute. Questo è Chris Froome, un'immagine che non avremmo voluto davvero vedere, assolutamente. Froome che è salito sull'ammiraglia numero 2, ora poi tra l'altro poi arriverà anche il tratto dove ci sarà il rifornimento e lui probabilmente si salirà sopra, non si è tolto nemmeno il casco, pensa. Io credo che psicologicamente in questo momento sia una mazzata davvero. Sta veramente male, lui ha fatto tanto per arrivare al Tour in ottime condizioni, soltanto che adesso immagino anche che psicologicamente, è per questo che la mia solidarietà è totale con Froome, i fantasmi tutti, ma se tu avessi, perché, e Wiggins, ovviamente in questo momento io penso solo a un ragazzo che vede distrutti i sogni di un anno di allenamenti, quindi non posso che assolutamente dispiacermi. Arrivano sia su Facebook che su Twitter parallelismi e domande riguardo a questi problemi con la pioggia degli uomini Sky. Secondo te ci sono dei punti in comune tra il Wiggins a Giro d'Italia e questo Froome caduto 3 volte, oppure sono due casi completamente diversi? Chi lo sa? Perché anche lì gli Sky cadevano non solo uno. A saperlo, non ho elementi per poter dire, per poter
fare delle considerazioni. Certo è che non è che è caduta solo la Sky, cioè sono caduti anche gli altri, sono caduti Trek, sono caduti Cofidi, sono caduti chi non è caduto è Cannondale per esempio, sono andati via lisci. Chi non è caduto, almeno mi sembra di non aver visto cadute gli Astana. Ci sono delle squadre chiaramente, sai, qui bisognerebbe affrontare un discorso con più completezza, e probabilmente lo faremo e lo approfondiremo nel corso di queste giornate, perché chiaramente dopo domani, cioè dopo oggi, ci sarà modo anche di parlare, si potrà fare tante disquisizioni, però credo che le gomme abbiano un'importanza molto alta in frangenti di questo genere, con appunto con la pioggia, e soprattutto però bisognerebbe capire, cioè, Formula 1 e nel moto mondiale ci sono delle aziende che sono due che forniscono le gomme e cambiano anche in quel senso, ma sono più di un'azienda, quindi bisognerebbe andare a guardare, c'è uno studio sicuramente e delle migliorie apportate nel tempo. Intanto siamo allo sprint intermedia con Sagan che fa a fare il pieno di punti, ovviamente oggi è, insomma, anche più facile, è molto più semplice, non ha dovuto sprintare nei giorni scorsi, gli hanno dato fastidio alcuni corridori tra cui Brian Cocard, e qui vediamo Chris Froome che purtroppo lascia il Tour de France, e lo abbiamo visto in diretta, davvero una pessima, pessima notizia nell'economia del Tour, perché un corridore come Froome era atteso grande protagonista, il favorito, no, quello che disarmato è fatto proprio, si capisce da questo lo stato d'animo di un corridore, non si è tolto ancora il casco di questo vuol dire che testa. Sei in questo momento scioccato, lui è così, cioè alla, la volevo dire un po' forte, però non importa niente, insomma, vabbè, è assolutamente comprensibile di tutto quello che gli sta avvenendo intorno ora in questo momento. È stato secondo me una persona molto gentile, un corridore di classe, poi si può discutere, io l'ho preso anche per il, insomma, per i fondelli, quando il modo di andare in bicicletta, e qui ci sono anche gli uomini BMC con Burgart che era in fuga e sta rientrando in questo momento, anche loro stanno rientrando sul gruppo di Valverde. E intanto 20 punti, questa è una bella botta, aveva diversi compagni alle spalle che lo hanno anche protetto, Peter Sagan va a 178 punti. Meriti il carattere sportivo, atletico, ma per sfortuna. Sfortuna che negli ultimi due giorni si è concentrata particolarmente su Chris Froome. Diventa capitano a questo punto della formazione Sky. Richie Porte, lo vedete lì sulla sinistra alla ruota di Geraint Thomas, sono gli unici due corridori del Team Sky che sono rimasti nel primo gruppo. Ora è rientrato qualcun altro del Team Sky con il gruppettino di TJ Van Garderen, e questo è il gruppo che si trova a 1:30 di ritardo dai 7 che stanno guidando la corsa. Passaggi ufficiali intanto al traguardo volante di Templeuve, dove ha vinto Vestra davanti a Clark, Hyman, Martin, poi l'ottava posizione per Peter Sagan che va a raccogliere altri 8 punti preziosissimi per la sua maglia verde, per la classifica a punti. 1,5 intanto è il vantaggio dei 7 uomini al comando, possibilità per qualcuno di quelli che sono davanti, Silvio? Potrebbe essercene, potrebbero essercene di possibilità, pensiamo che davanti c'è un corridore come Hyman della Orica Green Edge, grande esperienza per lui, tra l'altro è l'unico corridore tra i presenti quest'oggi che ha esperienza di Roubaix bagnata, e quindi Hyman diventa, non a caso credo sia inserito in questo primo tentativo, perché per lui che è uno specialista non tra i più importanti ma sicuramente uno con esperienze interessanti, potrebbe essere l'occasione quest'oggi di fare il colpaccio. Le ultime Roubaix bagnate, 2001 vittoria di Knaven, 2002 vittoria di Musov, la terza vittoria di Johan Musov nell'anno del primo podio alla Roubaix di Tom Boonen, tutte e due queste corse finite da Matthew Hyman che l'ha disputata per 13 volte la Roubaix, quest'anno è arrivato 41esimo, i migliori risultati per l'australiano della Orica Green Edge nel 2012 fu ottavo, nel 2011 arrivò invece chiuse in decima posizione. Australiano Matthew Hyman, ed è australiano anche l'unico corridore non europeo ad averla vinta.
la Roubaix nella sua storia, Stewart O'Grady nel 2007. Davanti proprio in questo momento Richie Porte in seconda posizione. Allora, anche il campione del mondo Rui Costa sta correndo molto, molto bene, Francesco. Tra l'altro in un primo momento era rimasto attardato Rui Costa e poi è riuscito a rientrare in questo gruppetto con tutti i migliori, dove è rientrato anche Kwiatkowski, lo vediamo, c'è Maxim Iglinski con Fulsan adesso per proteggere, per aiutare. Quindi Sagan sì, primo del gruppo, non i 20 punti, gli 8, quindi il suo bottino attualmente diventa di 166 punti, ricordiamo il secondo è Kittel che è lontano attualmente dalla testa, quindi non ha preso punti, e Brian Cocard con Christoph che anche lui ha avuto i suoi problemi oggi. Giornataccia davvero per molti. Ora vediamo quello che gioco forza diventa il capitano del Team Sky, il piano B già annunciato dalla squadra britannica, vale a dire Richie Porte, che non è l'uomo inquadrato, che è Geraint Thomas, il forte britannico. Tra l'altro Geraint Thomas è un altro corridore che oggi ha le caratteristiche per fare molto bene, ma Thomas oggi accudirà tutto il giorno Richie Porte, il tasmaniano, che in questo momento vedete in terza posizione. Riccardo, una domanda può sembrare estrema, ma ci chiedono: è possibile anche qualcuno oggi per la condizione della strada possa arrivare anche addirittura fuori tempo massimo? Bisognerebbe andare a vedere il coefficiente di questa tappa, e tu, credo che tu lo abbia sotto mano. Beh, può darsi, ci può stare, perché è una tappa particolare, molto difficile. Se uno ha dei problemi con le cadute e tutto, può anche andare fuori tempo massimo. La battaglia deve ancora iniziare, mancano 50 km alla conclusione. Geraint Thomas intanto è lì davanti a portare Richie Porte fuori dai problemi. Continua l'avventura di questi sette corridori, ricordiamolo che prima facevano parte anche Burgart, ritenuto inaffidabile lì davanti, e quindi è stato fermato dall'ammiraglia della sua squadra per stare vicino a TJ Van Garderen e a Van Avermaet. E poi c'erano anche Azevedo della Garmin Sharp, lui vittima invece di una caduta. Ora sembra che nel gruppo ci sia una sorta di tregua, forse non tanto tregua, però siamo andati molto forte oggi. Intanto si avvicina nelle prime posizioni del gruppo Fabian Cancellara, credo che fra poco farà lavorare i suoi. Intanto sono rientrati anche gli uomini di Valverde, compreso appunto il murziano, e vedete il gruppo si è piano piano ricomposto. Certo c'è stato un momento veramente di grande concitazione, e il bello di questa tappa è proprio questo, il meteo avverso ha fatto sì di creare grande scompenso. Davanti c'è un compagno di squadra di Vincenzo Nibali che al primo tratto di Pavé si è comportato molto bene. E vediamo proprio i sette battistrada. Per completare il discorso del tempo massimo, oggi è considerata una tappa di coefficiente 3, cioè tappe corte con percorsi accidentati, e si va dal 10 al 22%. Si aumenta il tempo del vincitore a seconda delle medie, il 10% se si va sotto i 35 orari, 22% se si va oltre i 46, praticamente impossibile. Oggi ecco i sette battistrada affrontare il secondo tratto, il tratto numero 8, è un tratto che misura 1400 metri. 1400 metri, un tratto di pavé non ostico, però vedi come la strada è molto stretta, ora c'è anche una curva. Il problema oggi è proprio questo, queste curve, perché la velocità non può essere eccessiva, perché altrimenti andresti in terra, e questa S che appena hanno affrontato i corridori, vedi anche solo qui davanti nella fuga dei sette, come tendenzialmente si perde metri su metri, e guarda ai lati di questo tratto di pavé quanta acqua, che pozzanghere. Era dal 2002, lo ripetiamo, l'avevamo detto prima in cronaca, che su queste strade alla Roubaix non pioveva, e magari gli organizzatori
della Roubaix avrebbero preferito che ci fosse stato questo tipo di meteo proprio nella classicissima del pavé, non oggi. Intanto Matthew Heyman, ottavo alla Parigi-Roubaix 2012, sta facendo l'andatura per Simon Clark, che poi potrebbe tornare qualora riuscisse a rimanere davanti, molto utile in fondo. Clark anche molto veloce. Matthew Heyman, un corridore avvezzo alla Parigi-Roubaix, appunto il miglior risultato in carriera nel 2012, quando arrivò ottavo. Mentre Tarame stava perdendo contatto dai primi, e qui siamo sul gruppo. Langeveld, il campione nazionale olandese, ovviamente olandesi e belgi sono i corridori più abituati a questo tipo con di terreno. Talaschi, ma guarda Vincenzo Nibali come è lì davanti nelle primissime posizioni, come deve fare un leader qui. Bene, guarda la ripartenza con un rapporto anche piuttosto lungo, vuole star davanti Vincenzo. Lui ha visto tantissimi video, ha visto tante Roubaix. E ricordiamo anche la domanda: ha mai disputato? No, Vincenzo Nibali ha sempre disputato la Liegi-Bastogne-Liegi o l'Amstel Gold Race, non ha mai disputato la Parigi-Roubaix. Guarda, guarda su questa curva come si fa fatica, fanno i corridori, dei rallentamenti, hanno dei rallentamenti e quindi subiscono poi di conseguenza la frustata che c'è di andatura. Questo è proprio Alberto Contador che ha cambiato, come vedi anche, la posizione in sella, sembra più alto sul davanti, non lo riconoscevo perché ha una posizione un po' diversa rispetto al solito. Si parla di modifiche intese ad assorbire meglio le vibrazioni, anche l'interasse tra le due ruote viene aumentato, telai più lunghi, la posizione più alta, cioè ci sono tanti particolari. Mi vuoi raccontare un po' anche cosa? Ovviamente a me sfugge, a te non può sfuggire con l'esperienza che hai. Ecco lì va Marco Vincenzo Nibali che va per le pozzanghere come un vecchio frequentatore del pavé, cosa che lui non è. Ma sai, Vincenzo guida molto molto bene la bicicletta, guarda che difficoltà che ha. Invece la differenza fra Vincenzo e Alberto Contador qui, cioè Van Marche ha preso tre pozzanghere e si è piantato nel fango per tre volte, e qui vedi come si fa a perdere contatto, perché c'è fango, come vedi nel mezzo, nel centro della strada. È un po' a dorso di mulo, come si dice, a schiena d'asino, la sede stradale. Ma Vincenzo mi sta facendo godere veramente, perché è lì davanti, è lì nelle prime posizioni e con grande classe anche affronta il pavé, e c'è subito una frattura nel gruppo. È rimasto davanti. E qui attenzione perché stava rientrando, ci davano Valverde rientrante, ma in un gruppo che si è già sgretolato di nuovo. Valverde è rientrato prima del tratto, dell'ottavo tratto di pavé. Quando si parlava prima ci sarà la battaglia, qui c'è una, guarda, selezione, che immagine naturale di grande ciclismo. Beh, io direi che oggi i corridori davvero ci stanno offrendo uno spettacolo indimenticabile. Vincenzo Nibali dovrà difendersi, in questo momento sta correndo da maglia gialla, da protagonista. Si conclude il secondo tratto di pavé di quest'oggi, il tratto numero 8, quello successivo è stato cancellato, ricordiamo quella 45 km dall'arrivo è il numero 7, quindi ci rivediamo col pavé a 41 km fra 5 km. I Belkin sono cattivi, scusa Salvo, ma la concitazione, Vincenzo ha due uomini insieme a lui, e ricordiamolo che Juve Vestra, che è uno dei più esperti, è là davanti nella fuga. C'è stata una selezione, una piccola selezione, però Vincenzo fa benissimo a star lì davanti perché corre dal leader, e fa bene a star là davanti perché vede la strada, perché evita i frazionamenti che naturalmente vengono fuori dalle pozzanghere, dal pavé. Guarda che selezione che sta venendo fuori oggi in una tappa da tregenda, in una tappa dove il meteo sì la dice lunga, però il pavé è il pavé. Io sono affascinato, non mi oggi piaceva, è una tappa spettacolare. È qualche anno che nei grandi giri, uno dei primi grandi giri negli ultimi anni a presentare una tappa diversa fu la tappa di Montalcino al Giro d'Italia, che fu un'altra tappa estremamente spettacolare. Peraltro Nibali sfortunatissimo lì perse la maglia rosa forando. Oggi Nibali sta davanti perché in tappe del genere la selezione non si fa necessariamente attaccando, stando davanti la selezione è in coda, è una selezione naturale, darwiniana la definisce André Champagne, di corridori che non riescono a gestire questo tipo di terreni. E chi c'è davanti a tutti? Vincenzo Nibali con una la sua maglia gialla. Una ventina di corridori sono rimasti qui davanti nel gruppo, c'è Cancellara naturalmente in questo gruppo da sempre, eccolo, intravedete adesso Cancellara, non c'è come il lupo
è lì cancellare come il lupo nel bosco, che in questo caso Cappuccetto Rosso mi sembra proprio Vincenzino, no? Che è lì che porta, visto, ha mangiato il panino Vincenzo, ora è lì tra l'ellero, tra l'allà, porta la merendina alla nonna, e è fuori dal, quando arriveranno poi i tratti più importanti, dove Matteini lì sferra i cavalli, ferra e riferra i cavalli, perché lì c'ha una sede anche in Francia. Matteini è un driver di trotto che insomma, beh, va anche a passione anche alla bicicletta. A un certo punto esce fuori Cancellara e gli dice: caro Cappuccetto Rosso, in questo caso giallo, dove sì, stai andando? Ma io vado dalla nonna. Ecco qua, intanto scusa, Rentarame nella fuga era già ripreso, meno performante degli altri, non ha fatto amicizia col pavè, quindi è stato riassorbito dal gruppo dove c'è il lupo cattivo. Vabbè, ma se mi togli la gusto di raccontare vado dalla nonna. E invece poi dopo gli dà una botta a Cancellara, vedrai. Eh sì, perché poi il lupo cattivo. Perfection inserito adesso nel percorso di questa tappa, si salta dunque il tratto di Mont-Saint-Pevel, che insieme alla foresta di Arenberg e al Carrefour de l'Arbre è quello che alla Roubaix ha 5 stelle di come coefficiente di difficoltà, scoperto nel 1978. Il primo piano adesso per Alberto Contador, tre uomini della sua formazione ad aiutarlo, sono arrivati infatti anche Bennati con Roach e Rogers. Sono questi tre compagni di squadra, mentre vedete 42 secondi la differenza tra il gruppo maglia gialla, il gruppo di Vincenzo Nibali e il gruppo Contador. C'è anche Van den Broek, ecco perché sta tirando con determinazione anche la Lotto Bellisol, quindi Van den Broek, Nibali con Talansky sono i tre uomini di classifica che sono riusciti a rimanere su questo gruppo, e i loro compagni di squadra ci stanno dando dentro per impedire il rientro soprattutto di Alberto Contador. Lars Bak, che adesso stava parlando con Maxime Iglinski, come a volergli dire: ok, noi vi diamo una mano, ci mettiamo qua davanti per cercare di favorire Jürgen Van den Broek, però anche voi dovete collaborare, anche voi dovete dare una mano in questa azione. Dunque vediamo se adesso anche gli Astana daranno qualche cambio ai Lotto Bellisol, proprio per cercare di incrementare per quanto possibile il vantaggio che si è formato, il vantaggio che è maturato nei confronti del gruppetto con Alberto Contador, dove dovrebbe essere rimasto anche John Degenkolb. Non mi sembra che invece neppure qua ci sia Alejandro Valverde, dunque dovrebbe essere ancora più indietro Valverde, no? Alejandro Valverde, che era riuscito con i suoi compagni di squadra a rientrare sul gruppo Nibali qualche centinaia. WSR.Eurosport.com. In association. Approfittare di questo momento che sta particolarmente favorevole a Vincenzo Nibali, a Jürgen Van den Broek e a Daniel Talansky, allora, parlando solo degli uomini di classifica naturalmente. Lars Bak continuava a voltarsi, ecco che adesso gli Astana mi sembra che abbiano deciso di collaborare in maniera sufficientemente efficace. Sì, e con determinazione, ed è giusto che questo sia il comportamento, anche se si prospetta veramente gli ultimi 40 km. Heyman, il loro vantaggio è di 55 secondi sul gruppo Nibali, ma attenzione perché anche Alberto Contador in questo momento perde quasi un minuto dal gruppo di Vincenzo Nibali con diversi compagni di squadra. Eccolo qua. Allora, sì, c'è Galopin in fuga, ma perché la Lotto Bellisol sta contribuendo all'andatura? Non tanto per Galopin, ma per Contador dietro. C'è Van den Broek che ovviamente cerca di distanziare Alberto Contador. E gli interessa è come alla Lotto Bellisol distanziare Contador. Sono 27-28 corridori lì davanti nel gruppo di Vincenzo Nibali. È una tappa bellissima, una tappa che era preannunciata come esplosiva. Mi dispiace soltanto che non ci sia più Froome, ricordiamolo che si è ritirato dopo la terza caduta nella giornata e non era stato ancora affrontato il primo tratto di pavé. Intanto questa è la fuga iniziale, quella che è partita in partenza subito, allo stacco della macchina, sono partiti
al chilometro Tony zero. Martin è stato proprio il primo ad accendere le polveri anche. Comunque Lotto, Belisol e Astana a fare l'andatura, tutti hanno interesse, interesse comune di staccare Contador, Valverde e tanti corridori che e sono rimasti attardati. E c'è anche Van Summeren salvo nella prima parte del gruppo. Van Summeren, ricordiamolo, vincitore di una Parigi-Roubaix, attenzione al lupo cattivo, che in questo caso sarebbe buono perché insomma ci farebbe godere pure lui. Fabian Cancellara sì, naturalmente, che è lì nel gruppo dei migliori naturalmente. Domanda veloce, ovviamente oggi siamo dedicati alla diretta, però le domande inerenti al momento proviamo a rispondere a tutti. Quanti chilometri ci sono tra il tratto numero 1, cioè l'ultimo tratto di Pavé, e l'arrivo? Si parla di allora, inizia l'ultimo tratto a 6,5 km, è lungo 1600 metri, quindi parliamo di circa 5 chilometri alla conclusione, ultimi 5 chilometri dopo l'ultimo tratto di Pavé. E vediamo qui ancora inquadrato il gruppo Nibali, gruppo maglia gialla, gruppo Nibali. Nibali ha ancora con sé 3 o 4 compagni di squadra più Vestra davanti. Gli altri hanno lavorato prima, vedi Michele Scarponi, che io non penso faccia parte di questo gruppo, ma ha lavorato molto nei primi 50-60 km. Mi sembra che ci sia Grifko, ci sia Kangert, Fulsang mi sembra anche quello che sta rimontando in questo momento. Però bellissima l'azione di Vincenzo, perché comunque l'abbiamo visto anche a suo agio, proprio andava, cioè, allora Vincenzo è uno che in bicicletta ci sta bene, guida bene la bicicletta, e poi è talmente meticoloso, è talmente amorevole sul suo mezzo, nei confronti del mezzo meccanico, che se lo merita. Cioè, lui è un meticoloso, è un corridore che ha mille attenzioni sul millimetro, sul decimo di millimetro, la posizione, tante belle cose che effettivamente fanno sì che poi la differenza la vedi, e quindi di conseguenza Vincenzo è lì, maglia gialla poi ti dà oltretutto quello stimolo in più. Ma la corsa non è finita, è una corsa ad eliminazione naturale, una corsa che praticamente sta sviluppando in questi ultimi chilometri una continua evoluzione di emozioni. Guarda che bella immagine questa qui sul sesto punto tratto. Di tratto di Pavé, il tratto numero 7 l'avevamo detto è stato cancellato perché è completamente allagato, così con numero 5, quindi il prossimo. Qui siamo sul tratto di Bersè, 1400 metri, ricordiamo che sono in 6 là davanti perché il Rein Tarame nel primo tratto di Pavé ha perso le ruote dei battistrade. Dal 6 andremo al quarto e quindi ci avvicineremo a grande velocità nel tratto più importante e più impegnativo. 39 secondi di vantaggio per i 7 uomini in fuga, con questo gruppetto ridotto a una trentina di unità. Mi sembra di aver contato 28 corridori, ci sono tutti quelli che puntano anche a questa tappa, anche Van Summeren, ma soprattutto il lupo cattivo perché c'è Cappuccetto Giallo, certo, lì, chiaramente avevamo fatto il parallelismo. Attenzione, non è caduto un cappottone di un corridore della Lotto Lars Bak, ci Bak dicono dalla radio. Bak è andato dritto su quella curva, attenzione perché non se l'aspettava questa curva e ha fatto proprio un ribaltone, una capriola, e c'è andato anche un altro corridore dietro, mi sembrava un uomo Astana, e ne approfittano subito. Vedi che appena succede qualcosa chi è abituato a queste strade parte, non c'è modo di girarsi. Se c'è un inconveniente di qualcuno e si crea una frattura, l'atteggiamento naturale su questi percorsi è provare a sfruttarlo. È così, tant'è, sembra crudo, sembra crudele, ma è la legge dello sport. Qui chi ce la fa deve andare avanti, ed ecco qua gli uomini questo che scortano Contador. Contador che è entrato anche loro, sono entrati anche loro nel questo tratto di Pavé, ricordiamolo, un tratto abbastanza insidioso per le curve più che altro, perché di solito siamo abituati a vedere tratti rettilinei in Pavé che sono insidiosissimi. Questa è la curva Bak, Jorgen van den Broek caduta, ci danno van den Broek e l'altro. A me sembrava caduto Talansky, erano tutti nel gruppo di testa, sia Talansky che Van den Broek, non abbiamo visto. Sì, no, Talansky è caduto dietro, era in quinta sesta posizione, ma io non credo che sia Van den Broek, perché Lars Bak era il corridore là davanti che stava tirando, Van den Broek era proprio dietro. Però ci danno Talansky e Van den Broek caduti per onore di cronaca, l'abbiamo visto sulla grafica, ma in questo momento arrivano notizie molto concitate. Intanto Galopin continua a tirare davanti con anche Lemoine, guarda lì con la sua bella maglia a pois, il corridore della Cofidis, in questo quartetto con Vincenzo Nibali e i due compagni. Aspettiamo
andiamo a vedere, perché davanti ci sono ancora i due Belkin. C'è probabilmente caduta, c'è stata la caduta in mezzo al gruppo di testa. La caduta probabilmente di Talansky ha causato questo frazionamento in testa, nella maglia da dove è praticamente il gruppetto di Vincenzo Nibali. Qui c'è anche vento, lo vedete dallo sventolio della bandiera da sinistra verso destra, e qui ci sono, sembra Tendam, Lars Bohm che... sì, Lars Bohm in testa. E Van Mark mi sembra dietro. O Van Mark o mi sembrerebbe Van Mark. Si assomigliano anche abbastanza. Sono due belve umane, per la dimensione naturalmente. Ora Vincenzo ci ha preso gusto. Vuole tenere leader, la testa a questo punto, e cancellare davanti l'uomo in terza posizione. Mi sembrava di intuirlo davanti alle Moine, era un track sicuramente. Vediamo un po', qua sono là davanti, sono in tre, ora sta arrivando uno da dietro, e praticamente il Lars Bohm che faceva, e Van Mark, era proprio Van Mark il corridore secondo, era sempre nelle prime posizioni. Lars Bohm adesso lavora per Seb Van Mark, che assurse agli onori della cronaca battendo proprio Tom Bonen in una delle prime classiche sul pavé. E Van Mark ha vinto anche una Roubaix in passato, se non sbaglio un paio di anni fa, quindi un corridore che bisogna fare attenzione sicuramente a non lasciargli troppo spazio in questo frangente, perché si sta andando nel colpo gobbo. Secondo alla Parigi-Roubaix 2013, no, sì. Seb Van Mark, il suo risultato migliore nella grande classica, e poi riuscì a battere proprio nella Let Folk nel 2012 febbraio Tom Bonen in volata, e questo lo rese famoso. Attenzione subito, perché c'è stata una caduta. È una frenata così. Attenzione, in curva, la stessa curva, ne sono caduti anche altri, un altro Astana, purtroppo Iglinski, Maxim Iglinski, che va a tamponare Hausler, Henrik Hausler della IM. Attenzione, perché tra poco ci arriva il gruppo. Sì, adesso arriva il gruppo con Contador a questa curva a sinistra. Tra l'altro, attenzione, a parte quella di Lars Bak, quasi tutte le cadute sono state sull'asfalto. non sul pavé. Bravissimo. Liube Vestre intanto continua a voltarsi, evidentemente adesso è stato avvertito informato di come si sta evolvendo la situazione. Lui chiaramente rimane in posizione passiva, ormai è lì in coda al gruppetto di testa già da diversi chilometri, e Sacchi da dietro sta per rientrare il gruppo con Nibali, che adesso qualcosa ha perso per la caduta di Grujlev, ma guardate il vantaggio, più di un minuto sulla gruppo di Contador per Vincenzo Nibali. Deve tenere con sé i compagni di squadra, eccolo qui Vincenzo Nibali insieme al gruppettino, dove c'è anche Kwiatkowski, lo vediamo in seconda posizione, sta cercando di rientrare, dovrebbero i suoi compagni di squadra anche attenderlo, perché sarebbe importante dare una mano in questo frangente. Bisogna stare vicino alla maglia gialla. Questo invece è Frank Schleck, che era caduto nel 2010 nel quarto settore di pavé, quando il 2010 è stata l'ultima volta che il Tour ha proposto qualche tratto sulle strade, sulle pietre della Parigi-Roubaix. Quell'anno non pioveva, però era una bella giornata di sole, vinse Thor Hushovd davanti a Geraint Thomas e Cadel Evans. Qui risale la moto ripresa per farci capire anche la situazione. Questo dovrebbe essere il gruppetto Contador, dove c'è anche Richie Port, vediamo, eccolo, c'è qua Valverde, questo è il gruppetto, poi Contador, c'è Port con il campione del mondo, con Rui Costa, e abbiamo visto anche Geraint Thomas, e tutto il lavoro è sulle spalle della Tinkoff Saxo, con Daniele Bennati che adesso è in prima posizione. Mancano ancora 34 chilometri alla conclusione, non c'è più Liube Vestre, dunque sono rimasti in quattro davanti i due della Orica Green Edge, che sono Simon Clark e Matthew Heyman, poi Tony Martin e Samuel Dumoulin. Questi sono i quattro. Vestre, sì. Mi sembra logico, perché chiaramente Vincenzo ora ha bisogno di una
un altro compagno di squadra, visto e considerato che davanti ormai stanno per essere raggiunti. C'è anche Galopin, vedete, questo è il quintetto di testa, ma sono poco più di 20 secondi nei confronti di Lars Boom e Seb Van Marck, questa coppia all'attacco del team Belkin, che si sta giovando di una caduta che ha visto mettere piede a terra ad un paio di corridori. Vincenzo Nibali è a circa 18 secondi, ma attenzione, la notizia è che attualmente Alberto Contador perde 1 minuto e 5 secondi da Vincenzo Nibali. E questa è una bella notizia, sicuramente è una notizia che fa piacere a Vincenzo Nibali, che si sta comportando egregiamente, veramente alla grande. Abbiamo visto anche con grande veemenza affrontare i tratti di pavé, quelli che chiaramente erano ostici alla vigilia, perché non si sapeva come si poteva comportare Vincenzo Nibali. A questo punto si può anche dire, può venire anche a fare il Parigi-Roubaix. Il Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix sono 60 km, bisogna vedere. Più che del Parigi-Roubaix, magari potrebbe essere adatto a una classica come il Giro delle Fiandre. Uno come lui, che in salita va forte su tutti quegli strappi, potrebbe essere, visto e considerato che la Liegi-Bastogne-Liegi insomma l'ha persa per un pelo, potrebbe anche lanciarsi in un'avventura, chissà. Certamente l'obiettivo per Vincenzo Nibali, a parte le battute, sono i grandi giri a tappe, e ci sta facendo veramente godere. Intanto arriva anche Stefano Zanatta per Peter Sagan. Sagan, che anche lui è in odore di maglia gialla quest'oggi, potrebbe esserci un'azione nell'ultima parte della corsa, perché ci sono due tratti di pavé molto impegnativi, uno a 15 km, l'altro appena a 5 km dalla conclusione. 5 km e mezzo. Ed ecco qui Fabian Cancellara proprio davanti a Vincenzo Nibali. Abbiamo visto altri corridori nel frattempo, c'è anche Cyril Lemoine, riconoscibilissimo dalla maglia Pua. Poi avete visto Jens Cochler per la Orica Green Edge. Con Vincenzo Nibali è rimasto Jakob Fuglsang, fondamentale elemento. E ovviamente c'è anche Fabian Cancellara in questo gruppetto, che si trova in questo momento a 28 secondi dalla testa della corsa, che sta per essere raggiunta dalla coppia Lars Boom e Seb Van Marck. E qui siamo sulla parte dove praticamente ci sono gli uomini della Movistar e della Tinkoff Saxo, che stanno tirando per praticamente ridurre lo svantaggio nei confronti di Vincenzo Nibali. Lo vedete, le tre maglie, Lemoine, Sagan e Vincenzo Nibali, che fanno parte della prima parte della corsa, con Cancellara, Van Summer e negli altri, ma Lars Boom e Van Marken sono partiti in un momento topico, un momento delicato. C'è anche Kwiatkowski lì nelle prime posizioni. Sono 3, 6, 9, 12 corridori in questo momento che fanno parte del gruppo di testa all'inseguimento della coppia Belkin e degli altri uomini del primo gruppo di testa, che sono in 5. Vestra che si è messo subito a tirare per chiaramente Vincenzo Nibali, che ha Fuglsang anche insieme a lui, perché Fuglsang oltretutto, lo ricordiamo, è decimo in classifica generale. E Niki Terpstra naturalmente anche tra gli uomini, il vincitore della Parigi-Roubaix di quest'anno, ecco Cyril Lemoine. E qui avete visto invece per la Orica Green Edge Cochler, Jens Cochler è rimasto, mi sembrava da solo Peter Sagan, però da solo anche gli altri corridori. Chi ha qualche compagno di squadra sono proprio le maglie. Attenzione a questo dritto di Tony Galopin, che ha sapientemente guidato la bicicletta, però c'è stata una caduta invece da parte di mi sembrava un Orica Green Edge, perché ora sono rimasti, no, l'Orica Green Edge sono tutti insieme, e praticamente è caduto l'altro. Intanto Sam Dumoulin è il primo a essere ripreso da Lars Boom e Seb Van Marck. È proprio Sam Dumoulin che era caduto, mancava lui all'appello. La caduta l'ha fatta lui su quella curva alla Valentino Rossi che ha fatto Tony Galopin. Non si prova nemmeno a rincorrere i due della Belkin, molto insidiosi questi passaggi di queste rotonde con le strisce pedonali che insomma sono molto più scivolose. 30 km alla conclusione, praticamente siamo in prossimità di quello che sarebbe dovuto essere il quinto, il numero 5 come settore di pavé. Guarda Juve Vestra come pedala, come si impegna per andare a prendere gli altri. Questo fa gioco anche per Cancellara, Vincenzo Nibali, che va a prendere la ruota di Fabian Cancellara. Un'altra caduta qua su queste curve, ragazzi, su queste rotonde. Terreno scivoloso, davvero sfortunato. Giornata, un altro IAM. IAM Cycling. Vorrei che sia
No, si fa fatica ovviamente da queste distanze. Orcis era posizionato il settore numero 5. Hausler, Heinrich Hausler, ancora una volta, l'australiano, tedesco-australiano, cade, era già caduto nella prima parte, quella che precedeva il settore di Pavé, il velocissimo corridore che andò vicinissimo, con calma, forse più di chiunque altro, a vicino a Milano-Sanremo, un photo finish che premiò Mark Cavendish, si parlava di 6 centimetri allora di differenza, e lì cambiò la carriera di Hausler, mentre Cavendish era già una star di livello mondiale. 30 km alla conclusione, appunto, ripetiamo, il prossimo settore inizierà a 24 km e 500 metri dall'arrivo, e sarà un settore di 2400 metri, attenzione, il secondo più lungo insieme al settore numero 2. Vestra, che il lavoro che ha fatto praticamente per... ha riportato sui due olandesi. Vincenzo Nibali sta proseguendo e credo che proseguirà, anche perché mi sa che Vincenzo Nibali ci ha preso gusto a tenere la maglia gialla, perché a questo punto mi sembra che abbia fatto la selezione, va a dritto Juve Vestra, ha recuperato i due olandesi, e ora però deve andare a ricuscire anche su Tony Galopin, che è davanti e ha ancora virtualmente la maglia gialla, perché Galopin questa mattina è partito in classifica generale con un ritardo ovviamente di 2 secondi soltanto, perché tutti gli altri erano a 2 secondi dalla maglia gialla, praticamente Vincenzo Nibali. 1:10, intanto avete visto prima dalla grafica il vantaggio del gruppetto maglia gialla, del gruppo Nibali sul gruppo Alberto Contadore. Sono una 15ina di secondi che separano lo straordinario Liove Vestra dal quintetto al comando. Galopin, dicevo, 20esimo in classifica generale, però a 2 secondi, quindi virtualmente maglia gialla ancora, però sono pochissimi, pochissimo il vantaggio che hanno ormai quelli davanti. Attenzione, perché potrebbe, se arriva il quarto settore, potrebbe partire. E prima di quel tratto l'ultimo break pubblicitario per quest'oggi, ultima pausa, poi diretta fino all'arrivo. Creato sfruttando le difficoltà di Alberto Contador nell'affrontare il secondo tratto di pavé in programma, quello di Pontibò, dove sono emerse in tutta la loro serietà le difficoltà, appunto, e i limiti di Alberto Contador a pedalare nelle pietre bagnate e pietre ricoperte di fango. Mikko Kwiatkowski, a proposito di uomini di classifica, sono in 4, mi sembra di aver contato, se non ho contato male, quelli della Omega Quick Step, e adesso ne trovano un altro per strada, perché davanti c'è anche Tony Martin. Diventano anche loro una squadra fondamentale per cercare la vittoria di tappa, a cui tengono in modo particolare, e naturalmente per cercare di garantire una buona posizione in classifica generale a Mikko Kwiatkowski. Ripresi Galopin, Tony Martin e i due della Orica Green Edge, che sono Matthew Hyman e Simon Clark. Dunque, questo diventa il gruppo di testa, il gruppo di Vincenzo Nibali. È davanti il siciliano per il terzo giorno consecutivo, è ripartito con la maglia gialla sulle spalle. E adesso bisognerà capire se dietro c'è ancora la possibilità per Van Garderen, per Valverde, per Contador, la possibilità di rientrare su questo gruppo al comando. La vedo dura, Silvio, anche perché insomma davanti c'è ancora Sagan, c'è Cancellara, ci sono corridori che ti possono dare una grande mano, che possono dare una grande mano a Vincenzo. Dietro ci sono interessi comuni da parte del Team Sky, perché qui c'è Richie Porte, da parte della BMC perché c'è TJ Van Garderen, da parte della Tinkoff Saxo con Alberto Contador, da parte della Movistar per Valverde, sì, ma sono in programma, si stanno dividendo comunque il compito, davanti comunque stanno cercando di sfruttare questa opportunità, ma non dimentichiamo che sono in programma ancora 4 settori di pavé, e Vincenzo Nibali finora ci ha fatto vedere che sulle pietre è più a proprio agio rispetto ai suoi avversari diretti. Bravissimo Matteo Trentin. Beh, del resto la Omega Pharma Quick Step, lo avevamo detto subito, non era difficile prevederlo, sarebbe stata un po' la squadra appunto di riferimento per tutte, perché hanno proprio la cultura delle classiche, forse più di ogni altra squadra. Infatti guardate in quanti sono là davanti. Assolutamente, l'hanno preparata anche loro con grande attenzione questa giornata, e sono lì in massa per cercare di conquistare questa vittoria di tappa. 1:16, tantissimo, tantissimo il ritardo di Contador. Adesso si è messa la BMC davanti con Burgard a fare il ritmo, a tirare, vediamo un po' se daranno una mano anche gli uomini della
Movistar, la formazione di Alejandro Valverde, mentre chiaramente quelli della Belkin, e vediamo Bauke Mollema e insieme a lui Martin Wienans, sono in una situazione abbastanza particolare, perché è vero che Mollema è l'uomo di classifica, però davanti c'hanno sia Van Mark che Boom. Cosa fanno? Boom e Van Mark, che hanno lasciato al proprio destino il capitano per la classifica generale, per cercare quest'oggi di raccogliere l'obiettivo della vittoria di tappa. Sì, ma questi Belkin indietro possono tirare? No, non stanno tirando, non stanno tirando assolutamente, lasceranno fare naturalmente agli altri favoriti per la vittoria finale, soprattutto. Bisogna capire che la diretta qua non lascia respirare. Ci sono ancora gli uomini dell'Orica Green Edge con Matthew Heyman, Simon Clark, ancora lì presenti, e Jens Cochler, che invece era nel gruppo, non era in fuga, era nel gruppo Nibali. Lieve Vestra, straordinariamente importante oggi, davvero è andato in fuga, poi si è rialzato, vedete Sagan, ce ne sono tanti anche Lemoine, avete visto Cancellara, tanta presenza con soprattutto Nicky Terpstra, campione uscente dalla Parigi-Roubaix, ovviamente Michal Kwiatkowski, che è l'uomo di classifica dell'Omega Pharma Quickstep, e questo è uno splendido, straordinario, e non penso di esagerare, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali grande, anche lui una bicicletta speciale per il pavé, con e c'è ancora Tony Martin, scusate se è poco, anche qualche è un grande Matteo Trentini, scusa se ti interrompo, ma merita il Trentino dell'Omega Pharma Quickstep. Ha rivisto anche la posizione del manubrio Vincenzo Nibali, Matteo Trentini come no, per forza bisogna rammentarlo, perché potrebbe essere anche lui uno dei protagonisti all'arrivo, ma attenzione al Lupo Mannaro, c'è il Lupo Mannaro lì alla ruota di Cappuccetto Giallo. Eccolo lì, Fabian Cancellara, che è un'ombra imponente, ovviamente fisicamente sovrasta Fabian Cancellara Vincenzo Nibali come fisico, e questo arriva, Tony ragazzi, Martin sta arrivando e c'è anche vento, attenzione perché ora ci sarà veramente una su questo tratto di pavé, non so se Cancellara voglia attaccare proprio qua, ma Tony Martin con Matteo Trentin e Kwiatkowski e Nicky Terpstra sono i quattro dell'Omega Pharma Quickstep, c'è battaglia per andare a prendere il tratto in pavé. E questo è l'inseguimento, c'è ancora Brian Cocar, si vede il piccolo velocista, molto bravo, però c'è un plotone, questo è TJ Van Garderen, vedete Marcus Burgart richiamato dalla squadra ad aiutare la rimonta di TJ Van Garderen e Alberto Contador. Oggi si sapeva, per lui sarebbe stata una giornata difficile, e in questo momento vedete insegue a un ritardo da Vincenzo Nibali, contiamo solo la maglia gialla, di 1 minuto e 15 in questo momento. Intanto ancora il lavoro BMC e Tinkoff Saxo con Movistar, i suoi capitani sono lì, ma è questo quello che conta, questo è il gruppo che sta marciando veramente ad altissima velocità, c'è anche Peter Sagan che fa una volata per andare a prendere le prime posizioni, bravo Peter, perché bisogna prenderlo fondamentalmente davanti, probabilmente gli è stato detto dall'ammiraglia di andare a prendere davanti la posizione, un po' indietro Vincenzo Nibali su questo tratto importante che sta per essere attaccato di pavé, bisogna vedere ora la scelta che sta facendo Vincenzo, attenzione a questa curva, certo sono in pochi, però è meglio prenderlo davanti il tratto di pavé che non dietro. E vedete in questo momento proprio l'Omega Pharma Quickstep che si è trovata davvero con un plotone numeroso, ricordiamo Matteo Trentin, Tony Martin, Michal Kwiatkowski, Nicky Terpstra, attenzione, inizia il settore di 2400 metri, settore numero 4 Matteo che Trentin porterà i 24 dall'arrivo. Matteo davanti a fare l'andatura, si nota anche tra le altre cose sulle maniche dell'Omega Pharma Quickstep il papavero rosso, a memoria che ricorda ovviamente il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, l'inizio effettivo della prima guerra mondiale con tutte le vittime. Oggi è la giornata della memoria che il Tour de France dedica. Vediamo Peter Sagan a un certo punto fare capolino, lo vedete in maglia verde canna del Vincenzo Nibali con la sua bella maglia gialla, Lars Boom transitano in questo momento, c'era anche Fuglsang sempre a ruota di Nibali, Fabian Cancellara che ha scelto la maglia gialla come punto di riferimento per questa fase. Opla, ma tra poco attaccherà, sceglierà solo l'arrivo come punto di riferimento. Ecco Peter Sagan in questo momento inquadrato in maglia verde. Bravo Vincenzo, 2400 metri questo tratto di pavé, l'elicottero, la telecamera indugia sulla maglia gialla di Vincenzo Nibali che è a ruota di Lars Boom con Fabian Cancellara, che le cose sono due, o non ha la gamba ancora o non ritiene questo il tratto principale per sferrare l'attacco, perché ormai a 24 km dalla conclusione su un tratto di pavé come questo e subito dopo ce n'è un altro dopo 4 km da
dargli l'accelerata, non lo fa, vuol dire che non ritiene ancora necessario attaccare su questo tratto, o aspetterà magari gli ultimi due, che sono chiaramente quelli più vicini al traguardo, uno a 15,5 km, quello di più lungo di 3700 metri, e l'altro a 6,5 km di 1600 metri. Certo, loro hanno fatto le ricognizioni, sanno benissimo e si ricorderanno benissimo i tratti di pavé dove sono le maggiori difficoltà. Certo, dietro nel gruppo di Contador, di Van Verde, di Van Garderen si sono accorpati in tanti, si sono sistemati in tantissimi, avete visto quanti sono questi corridori, almeno sicuramente un'ottantina, 90 corridori che praticamente fanno parte di questo gruppo, anche Daniel Oss a chiudere, e qua c'è Vincenzo Nibali che veramente con grande dimestichezza sta viaggiando alla grande, in questo caso alla ruota di Matteo Trentin, che dovrebbe essere scivolato indietro. Da queste immagini non riusciamo a capire bene la posizione di Vincenzo Nibali, ma dovrebbe essere nelle retrovie. Guarda che classe che ha Vincenzo. Attenzione, perché c'è ancora Mark Renshaw ottimamente nel gruppo di testa. Mark Renshaw che è diventato il velocista gioco forse, il lead out man di Mark Cavendish. Mark Renshaw è nel gruppo dei migliori. Eccolo, dove in questo momento Peter Sagan sta facendo una grande andatura. Ricordiamo anche Lars Boom adesso va a dare una mano. Sembra Mark prima è stato protagonista di una foratura, quindi forse Boom adesso prova ad avere via libera a fare da sé, ma insomma prova ad accelerare. Non è che dà una mano, Salvo, lì proprio è attaccato praticamente ha allungato qui. Su quando c'è il tratto di pavé non ci sono tante alleanze, ognuno per sé e Dio mani, per tutti, perché bisogna sopravvivere. Nibali che sopravanza in questo momento, lo vedete Matteo Trentin. Vincenzo Nibali è davvero una personalità evidente fin dai primi chilometri di tappa, è sempre stato là davanti e sta disputando una straordinaria tappa, come l'altro italiano peraltro presente al gruppo di testa, Matteo Trentin, il corridore che l'anno scorso regalò la prima vittoria italiana al Tour de France e quest'anno si è ripetuto nella sua seconda vittoria al Giro di Svizzera. Matteo Trentin è nel gruppo di testa insieme a Vincenzo Nibali. E qua praticamente c'è un attacco, un bello stile di Peter Sagan che ha deciso di attaccare qui in questo punto, andare sicuramente dietro alla Sbom, che non è la prima volta che aveva allungato anche in precedenza in compagnia del suo compagno di squadra Van Marche. Qui si parla di ciclocross, si parla di abilità nel fango e nelle strade sconnesse. Lars Boom è chiaramente un maestro sta chiamando ad aumentare Peter l'andatura Sagan, per avvantaggiarsi. Vincenzo che è in quinta posizione, ecco, lì lo vedete sulla destra del teleschermo che prova a rientrare e sta chiamando probabilmente il suo compagno di squadra Sagan, e poi mi sembrava Renshaw con un compagno di squadra Fulsang, mi sembrava, ecco, cancellare qui dietro l'uomo dell'Orica Greenwich, vedete nella parte bassa del teleschermo. Ha allargato la curva, c'è ancora un po' di tempo per andare a riprendere le posizioni e poi fra poco ci sarà subito un altro tratto di pavé più corto di questo, 1400 metri, una serie di attacchi e contrattacchi. Ora credo che Lars Boom dia fondo alle residue energie di questa bellissima tappa, una tappa che ha detto tanto, ha scritto una mezza fetta del Tour de France decisamente quest'anno. Straordinario, e ricordiamo che sono una quindicina adesso, un po' sbagliati i corridori in testa. Vi ricordiamo la composizione: per la Astana ci sono Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang e Ljuve Vestra, poi Peter Sagan per la Cannondale, Lars Boom e Seb Van Marke del team Belkin, Kwiatkowski, Renshaw e Matteo Trentin per la Omega Pharma Quick Step, Tony Galopin della Lotto Bellisol, Fabian Cancellara della Trek, Lemoine della Cofidis, Clark Heyman e Cochlear della Orica Greenwich, Alberto Contador a poco più di un minuto. Scusami Salvo, ma non vuole perdere la maglia gialla Vincenzo Nibali, perché ora sta facendo tirare Ljuve Vestra quando c'ha Fuglsang davanti insieme ad altri tre corridori che sono Lars Boom e Peter Sagan, che ora scatena tutta la sua potenza. Lui vuole andare a prendere la maglia e probabilmente anche la tappa in questo momento, perché l'attacco lo ha dato proprio in concomitanza con due punti abbastanza delicati. Bisognerà vedere ora se Fuglsang non tirerà. Ora Vestra
con Vincenzo Nibali. Ora in questo caso credo che se Vincenzo vuole tenere la maglia gialla e quindi non favorire l'attacco di Peter Sagan, dovrebbe chiamare a raccolta anche il suo compagno di squadra che è lì davanti, che è Fulsang, che è a ruota. E mi sembra che ci sia anche Kwiatkowski, mi sembra la pedalata del polacco dell'Omega Pharma Quick Step, ma certo Vestra ha fatto, guarda che giornata straordinaria anche Vestra, di Löwe Vestra, è andato Vestra in fuga, si è rialzato e tira da non so quanti chilometri. Vestra ha fatto un numero qui, perché è andato a riportarsi sotto questo quartetto che era impegnato a tutta, e a questo punto Vincenzo non vuol cedere proprio un bel niente la maglia gialla. Io mi aspetto da un momento all'altro un attacco del lupo. Fabian caso. Cancellara, perché effettivamente Cancellara non si è ancora mosso, ma alla Parigi-Roubaix ci sono 50 corridori che la vogliono vincere. A questo punto qui può contare su una quantità probabilmente inferiore di avversari, quindi forse aspetta il tratto, quello lungo, quello davvero dare la botta, quasi 4 km, che inizierà a 15 km e 500 metri dall'arrivo. E Cancellara, l'ho detto prima, o c'ha la gamba o sta aspettando il momento giusto per sferrare l'attacco. Non credo che voglia portarsi tutti lì. Qui c'è anche il campione del mondo, questo è Alberto Contador, 1:10, 1:43 adesso addirittura ci dà la grafica. Se continua così perde più di 2 minuti oggi Contador da Vincenzo Nibali. E anche Van Gardner, ricordiamo, perché noi contiamo solo Contador, no, Froome si è ritirato, ma tanti Valverde. Ci sono tanti anche, degli avversari. C'è anche Valverde lì in quel gruppo, quindi un gruppo notevole, un gruppo con tante squadre che possono fare la differenza, ma la differenza la fa proprio lui, Vincenzo Nibali, con Fulsang e Juve Vestra che sono lì davanti e stanno lavorando. E intanto Juve ancora Vestra, ancora dice, là davanti, vedi l'importanza di avere Vestra lì davanti in quella fuga messo di giornata, fuga. Lui certo. era là giusto per dare una mano poi a quando doveva essere il momento. Sta bene, dando un'enorme mano gli Juve Vestra in questo momento, con Lars Boom sempre in seconda posizione. Peter Sagan ora prova a coprire questo piccolo buco che si è creato, Jakob Fulsang immediatamente a rientrare, poi ricordiamo c'erano Rescio, Trentin e Kwiatkowski per la Omega Pharma Quick Step. Là davanti c'è ancora, mi sembra, Cochlera, c'è Cancellara ancora lì. Certo, naturalmente più dietro anche Simon Clark, no, Matthew Heyman fa ancora parte di questo gruppo. Vincenzo Nibali, lo vedete, si disseta. Cyril Lemoine, la maglia può assolutamente nel gruppo di testa. Fa Lemoine, non è che ha fatto Lemoine oggi ha fatto tanta sostanza più che Lemoine. Lemoine, che altro tappa, che... ragazzi, che tappa che è venuta fuori oggi. Beh, lo sapevamo, doveva essere una tappa clou, quella delle grandi montagne di Pavé, perché proprio se le metti tutte viene fuori un veglione del tritello. Qua non c'è risoluzione per nessuno. E gioisco del fatto che terreno bagnato sì, ma non stia piovendo a tutta, ma sai, come stamattina. È comunque bagnato, il pavé è infimo in questo momento. Siamo già al doppiaggio, alla conclusione del terzo settore di pavé, e ora si sta andando verso il numero 2, il più lungo, il più impegnativo, 3700 metri, inizia a 15 km 500, 3 km qualcosa per affrontare, se la grafica è esatta, perché sì, oggi c'era un po' di discrepanze per il cambio di percorso, l'abbiamo detto. Löwe Vestra, Lars Boom e Peter Sagan inquadrati in questo momento, poi Jakob Fulsang si travede, c'è Kwiatkowski, c'è poco più indietro anche Vincenzo Nibali con Fabian Cancellara, Matthew Heyman, Simon Clark, vediamo alcuni dei corridori, ecco qua, non so se Van Marke si è rientrato perché aveva avuto una foratura, Sepp Van Marke, vediamo se qui la grafica ci aiuta. Se arrivano questi, Sagan deve fare i conti anche con Lars Boom, ma attenzione perché Boom non è sicuramente parte lungo. Lars Boom nei finali di queste tappe tutti gli anni disputa la Parigi-Roubaix. Ecco qui Vincenzo Nibali con Fabian Cancellara inquadrato. Van Marke, mi sembrava, no, eravamo Boom, e intanto anche Matteo Trentin che si riporta lì nelle prime posizioni. Sagan non è mica stupido, sai. È lì che sta molto perché, coperto, molto no, coperto. Perché si è messa a ruota, ha visto che siccome attacca sempre lui, ha detto aspetta un po', ora c'è 3700 metri, qui foratura per un corridore del Gédozer. Sarà mica ancora Dumoulin. No, no, è però. Però. È però. Jean-Christophe però. Però. Ok, no, oggi non ce la faccio, non ce la faccio a venire dietro oggi, è troppo divertente questa tappa. È una tappa davvero straordinaria, credo che sia una però, delle tappe. Però se non però forava, rimonta in sella, no, adesso detto, però no, se non forava era là.
Certo, gruppo Talaschia 1,51, gruppo 53, gruppo Contador uguale. Non capisco questa grafica, se si riferisca a Contador che ha 1,53 a Talaschi, ma dalle notizie non è così. Questo invece è il gruppo con Alejandro Valverde, proprio il campione del mondo. Dovremmo vedere anche Contador, probabilmente Talaschi in questo gruppetto, quasi Mollema, due minuti. C'è anche Mollema, cioè, guarda, qui c'è tutto il resto della classifica. La classifica davanti sono in pochi che sono in testa nella classifica. C'è Vincenzo, poi c'è Sagan, poi c'è nel gruppo di testa sono Nibali, Fuzgan, Vestra, Sagan, Bohm, Van Marke non lo vedo, non so se la foratura lo abbia appiedato o no. Van Marke no, cioè, Kwiatkowski, Renshaw e Trentin per la Omega Pharma Quick Step, Gallo Pen per la Lotto, Cancellara, Lemoani, Maglia Poix, Clark, Heyman e Cochler. Clark e Heyman li ho visti, Cochler mi sembra di averlo visto. Quindi il gruppo Contador a 1,50. C'è Gallo Pen, c'è Vincenzo Nibali e poi pochi altri, perché c'è Fuglsang che sono in classifica e tutto il resto è dietro. Attenzione anche Ricci Porte, perché ovviamente il capitano adesso dopo il ritiro di Froome è nel gruppo Contador, vedete un gruppo nutrito, c'è ancora Van Garderen, c'è il campione del mondo, beh sono in tanti qui davvero. Ha fatto un bello scacco, non è matto, però un bello scacco al re. O al presunto tale. Sì, perché ricordiamo che attualmente nel gruppo di testa va bene, può perdere naturalmente la maglia di Nibali, è in pronostico e non sarebbe grave, ma da chi la perde? Da Sagan o da Cancellara? Cioè due che sulle montagne sono nettamente inferiori a Nibali. Potrebbe perderla anche da Kwiatkowski, se Kwiatkowski gli dà una botta nel finale, bisogna vedere. Qui oggi, ecco, qua siamo nel penultimo settore, un settore molto difficile, 3700 metri, lo vedete in grafica, e Juve Vestra, grandissima la prova del corridore della Astana, dell'olandese, che ha fatto veramente una gara, un garone per Vincenzo Nibali, ma un garone l'ha fatto anche Vincenzo Nibali, che è a ruota di Kwiatkowski in questo momento, mi sembra, o forse Matteo Trentin, però è un gruppo veramente risicato, ci sono veramente pochi corridori che in prospettiva puntano alla classifica finale, l'unico che veramente il leader con la maglia gialla, la prima volta che viene sul pavé, ma vieni in Schiss più spesso, arrivano Vincenzo. Anche messaggi, Vincenzo vai a fare la Parigi-Roubaix, tu hai detto il giro delle Fiandre, vienici più spesso se queste sono le condizioni. Allora, grande tra Vincenzo. I corridori che sono staccati dal gruppo di testa, il primo Van Marke confermato perché aveva forato, Tony Gallopin si è staccato dal gruppo di testa e anche Simon Clark, sono rimasti in 12. Questo è il gruppo di Talaschi con Van Zummeren grandissimo, che dovrebbe essere a fare grande lavoro per riportare sotto il suo compagno, con Jack Bauer anche a dare una mano ad Andrew Talaschi Pitbull, e dovrebbe essere c'è anche, questo è Langeved, il campione nazionale olandese, mi sembra che sia poco prima del, almeno ce lo segnalavano, questo gruppo prima del gruppo sì, anticipa che, di poco il gruppo Alberto Contador Valverde, c'era anche Marco Marcato in quel gruppo. Sì. E vediamo qui il tratto di pavé, 3700 metri, quasi 4 chilometri, io credo che con questo chilometraggio potrebbe essere il momento di attaccare per qualcuno del gruppo di testa. Stiamo molto attenti, non perdiamo un istante. Uno del Team Sky che tira, perché questo è il gruppo Contador, ma anche il gruppo Ricci Porte, che è diventato purtroppo gioco forza il capitano del Team Sky. Oddio, le montagne sono tanta roba, le Alpi, i Pirenei, fantastico. Però una tappa divertente come questa, ragazzi, è dura da trovare, cioè piena di emozione, emozionante, ma soprattutto perché poi comunque in ogni caso c'è Vincenzino da Messina, lo squalo di Messina là davanti, il corridore che chiaramente fa sobbalzare tutti sui divani a Mastro Marco nel triangolo delle Bermuda. Ecco qua, vedi proprio quello che dicevi, 1,32 per il gruppo Talaschi, dove c'è anche Marco Marcato, 2,01 il gruppo Contador, oltre 2 minuti. Ora mi torna questa grafica. Comunque Contador può essere tranquillo, perché dalla prova pavé è uscito fuori bene, perché è in buona compagnia, sono tutti lì. Sì, poi lui sapeva già di dover limitare i danni, è molto leggero Contador. Beh, per una tappa così. Ma te guarda che lavoro che sta Vestra facendo Juve Vestra, gli dovrebbero fare un monumento stasera a casa Astana, con Fuglsang in seconda posizione e poi vedete anche Renshaw con Vincenzo Nibali e Kwiatkowski. 31 anni per Juve Vestra, vincitore recentemente della tappa
al Criterium del Delfinato, una delle due vittorie di quest'anno, unita a quella di Barcellona del Montjuïc, un'altra delle tappe, insomma, quelle affascinanti da vincere. Precedentemente aveva vinto in California nel 2013, unica vittoria nel 2012, diverse vittorie, anche tre vittorie al Giro di Danimarca, tappa a cronometro individuale e classifica generale, tappa alla Parigi-Nizza nel 2012, tappa al Giro del Belgio, classico della Loria e Tour de Picardie. Queste le vittorie di Leo Vestra dal 2009 ad oggi, due vittorie quest'anno al Criterium del Delfinato e al Giro di Catalogna, e oggi è una tappa che vale una vittoria. Riccardo, si è staccato, mi sembra, Van Sumeren dal gruppo di Talaschi. Mi sembrava dall'altezza, intanto viene via Ricciporte, prova a venire via con un compagno. Ricciporte vuole prendere qualche vantaggio probabilmente nei confronti di Contador. È uno straordinario Geraint Thomas, il britannico, che porta sotto Ricciporte. Geraint Thomas, uno dei pochi britannici che hanno perso purtroppo il secondo elemento, sono rimasti Geraint Thomas e Simon Yates tra gli atleti britannici al Tour de France, con ritiro purtroppo di Chris Froome quest'oggi. Allora Ricciporte, con l'aiuto di Geraint Thomas, straordinario su questi terreni storicamente, sta cercando di guadagnare terreno su Contador e di limitare i danni ovviamente dal gruppo Vincenzo Nibali, che con uno straordinario Leuven Vestra, 31enne olandese, davvero sta facendo una cosa straordinaria. 12 uomini al comando, ancora tutto tace in casa Cancellara. Ma il Lupacchiotto, non so, a questo punto credo che l'ultimo tratto di pavé è quello che è posto a 6 km dal traguardo, e è forse proprio lì che può fare la differenza. Ma, ripeto, bisogna vedere se ha le gambe. Vestra deve anche limitare. Oh ragazzi, c'è un attacco della Astana. Attenzione con Vestra, Fusag e Vincenzo Nibali, che adesso va dietro, apre i giochi l'Astana nel tratto proprio più lungo di pavé. Vestra, Jakob Fusag e Vincenzo Nibali, che segue con una scioltezza come se andasse sul pavé da quando era piccolo. Ma è impressionante la dimestichezza che ha Vincenzo Nibali, che è una novità per tutti, è una novità mondiale. Vincenzo Nibali che pedala, ma quando stai bene, d'altronde, cioè quando pedali bene, che hai la condizione, che stai bene, che hai praticamente, che tutto ti gira a meraviglia, non c'è problema, non c'è acqua, non c'è vento, non c'è pavé, non c'è salita, non c'è discesa. Quando stai bene, stai bene. E evidentemente Vincenzo è venuto fuori perfetto al Tour de France, quando si parlava al Delfinato delle problematiche. Poi chiaramente siamo nella prima settimana del Tour, il Tour c'è da fare le salite, è appena le montagne, iniziato, è appena iniziato, anche se è successo di tutto. C'è tutto, però Lars Boom che si riporta su Nibali. Ci conforta il fatto che Nibali fa attaccare la squadra e viene fuori lo sparpaglio. E Sagan e Cancellara che non hanno seguito subito, attenzione. Ti sembra il miglior Cancellara oggi? No, non mi sembra il miglior Cancellara, perché Cancellara a quest'ora doveva aver fatto la differenza, secondo me, e probabilmente poteva essere. Invece l'Astana. Ma l'Astana è la grande, Juve Vestra con Fulsang che vanno al contrattacco, Nibali che doveva perdere la maglia gialla. Ed è lì all'attacco e Lars Boom, che adesso è lì con loro e può anche tornare comodo, perché sarà Lars Boom ai cambi, voglio dire. Poi si vede chi vince la tappa, ma ci sono due compagni di squadra per una Astana che si sta dimostrando non all'altezza, si sta dimostrando attualmente la squadra più forte al Tour. Nibali sta a ruota, non spreca energie, sta facendo lavorare i suoi due compagni di squadra. Grande per della Astana. L'avevamo detto anche che comunque Vincenzo l'altro giorno, quando erano rimasti lì 3-4 suoi compagni di squadra, avevamo detto che quello che era più attrezzato di tutti come squadra era proprio messinese, e ci fa solo piacere vedere queste cose. Qui altra caduta, addirittura ha fatto strike con uno spettatore, era Valverde, sai che non sono riuscito a vedere chi fosse quel corridore della Movistar. Che è caduto. Questo è Thibaut Pinot, non ho visto neanche io di sfuggita, stavo guardando dei dati in quel momento. Ed ecco il quartetto di testa, Jakob Fulsang, anzi Leuven Vestra in prima posizione, fantastico oggi. Jakob Fulsang, Vincenzo Nibali e Lars Boom sono in quattro al comando, e per il momento Cancellara è ancora qui con Sagan, non sono lontani ma sono indietro. Cancellara credo che a questo punto stia denunciando effettivamente non proprio il 100% della condizione, perché altrimenti uno come lui su queste strade doveva aver dato già una botta, perché è impossibile. Intanto Bardet con la maglia bianca, il leader della
classifica dei giovani. Dei giovani, la maglia bianca, certo, che però è di Sagan. Attenzione, intanto le maglie ci sono, la maglia gialla, la maglia verde, la maglia poix nel gruppo di testa praticamente. Tranne Bardet, appunto, che è un po' più indietro. Io... tutti potevamo ipotizzare una situazione, ma non certo una situazione di una maglia gialla all'attacco. Ora dietro Cancellara deve trovare collaborazione da Sagan, da Lemoyne e da Coquelin, che è là davanti. Ma insomma, stavo cercando di prendere il tempo manuale perché non ce lo danno. Dietro qui c'è un'altra situazione. Qui c'è Ricci Porte in questo gruppo e altri due compagni di squadra di Vincenzo Nibali. Io credo che la Astana oggi abbia dato dimostrazione di grandissima forza, di grandissima compattezza. Qui Sono immagini bellissime, perché sono davvero, raccontano quello che i corridori ci stanno regalando oggi. Davvero ci stanno regalando una giornata straordinariamente spettacolare. È incredibile come abbia più fatto danni 50 km in Belgio piovosi di tutto il tratto di pavimento insieme. Anche Mario Cipollini che mi manda un messaggio e mi manda mi conforta, perché mi dice: ma Cancellara, anch'io Mario volevamo saperlo da te, Re Leone. mi stupisce, perché ho detto, uno come lui che ha dichiarato poi oltretutto prima della partenza anche ai nostri microfoni sì, diceva il gladiatore freccia. Attaccherò, però in questo momento evidentemente o non ne ha o ha una tattica che no, ci sfugge, vuole attaccare sull'ultimo tratto di pavimento. Qua credo che quando mai uno come Cancellara, che mi fa le galoppate del Carrefour dell'Alpe a 50 km all'arrivo, a 40, a 30, cioè, vuol dire che il non miglior ha... Cancellara parte sul pavé e non lo prendi neanche se te ne accorgi, no, prima. Ma qui addirittura Juve, che Nibali Juve, adesso Juve Vestra ha finito le energie, come del resto insomma, se no era inossidabile, partito a chilometro zero. E ora rimane con Vincenzo Nibali, Fulsang e Lars Boom, che è probabilmente quello che è più veloce nettamente, la Sbom, degli altri due, e quindi ora ci si sta avvicinando sull'ultimo tratto di pavé. E Cancellara o viene fuori in questo tratto di strada, e qui siamo ancora nelle ritrovie, nel gruppo di Contador, che è a oltre due minuti di svantaggio. C'era anche Van Garderen, e qui Sagan con Cancellara, Vestra si è fatto raggiungere anche dallo svizzero, che non trova collaborazione. Qui le cose sono due, non trova grande collaborazione. Sagan, che è praticamente oltretutto un rivale dello svizzero, più volte si sono così trovati in queste sfidati situazioni su queste strade. Però evidentemente né Sagan, che l'avevamo già visto, che non è in grandissima forma. Sì, sullo scatto soprattutto, l'abbiamo visto negli sprint intermedi, non è brillantissimo, però a fare più solido potrebbe essere anche una scelta a lungo termine. Lui punta alla maglia verde, quindi alle 3 settimane. Intanto qui siamo con Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali e Lars Boom. Jakob Fuglsang naturalmente compagno di squadra Vincenzo Nibali, e Lars Boom l'olandese che ogni anno va a correre tutte le gare del pavé, che adesso dà una mano. Perché? Perché c'è un intento comune. Lars Boom va a cercare una vittoria d'etappa, Vincenzo Nibali va a cercare il maggior vantaggio possibile sui diretti seguitori. Ma va a prendere del bel vantaggio, perché qua ci vogliono le gambe in una giornata così piovosa, così fredda, fastidiata dal maltempo come quella di oggi, con tutto quello che c'è stato, con il ritiro di Fromm, con la selezione naturale che è venuta fuori dai punti di pavé. Ma guarda Vincenzo, manica corta alla belga, come del resto anche qui dietro Sagan, Terpstra, anche Lemoyne, quando praticamente sei nell'adrenalina, ti sale nel finale di tappa, non senti più niente. Stiamo per affrontare poi l'ultimo tratto fra poco. Questo è il gruppetto Contador. Vediamo se Vincenzo Nibali insieme a Fulsang sapranno resistere, ma non credo che ci abbia neanche interesse Lars Boom a rimanere da solo. Comunque i tre, eccolo qua, l'ultimo tratto di pavé. Vincenzo, per non saper né leggere né scrivere, va dietro al Lars Boom che accelera e cerca di prendersi il vantaggio di arrivare da solo gli ultimi 6 chilometri. Però Vincenzo, grande classe, grande e poi carattere. Che eleganza sul pavé, gestisce la bicicletta davvero come grandi specialisti. Lars Boom, che è corridore anche un ottimo passista, attenzione, perché Lars Boom riesce a tenere una velocità sostenuta molto
molto a lungo. L'Arsbom, vincitore tipico di prologhi nelle corse a tappe, nelle brevi corse a tappe, l'Arsbom che è avvezzo molto al pavé, ma come vedete non fa una differenza impressionante nei confronti di Nibali. Ha preso qualche metro di vantaggio, ma Nibali è lì e ci sono 2 minuti di vantaggio fra Vincenzo Nibali ed il gruppo Contador. Si è stabilizzato un po' il vantaggio, ricordiamo, preceduto il gruppetto Contador, dove è presente anche Alejandro Valverde, TJ Van Garderen, preceduto di una ventina di secondi dal gruppo con Andrew Talansky, il pitbull della Garmin Sharp. Partito qualcuno, stavo per dire partito Cancellara, ma Cancellara è lì a ruota, c'ha Sagan, frulla il rapporto Lars Bohm che non vuole rischiare di arrivare in volata, ma d'altronde, oppure non vuole rischiare di rimanere nella morsa dei due Astana che potrebbero inscenare un attacco uno dietro l'altro. Contador sta per raggiungere almeno in apparenza un gruppo più folto. Qua sono rimasti qui qualche squadra, secondo me alla fine della giornata dovrà un po' rivedere le proprie scelte. Vedete Alberto Contador che sempre tenta di limitare i danni. Oggi era una giornata in cui si diceva Contador dovesse limitare i danni. 1.57 in ritardo del gruppo Talansky e il gruppo di Contador era segnalato a 2.5-2.10, quindi non c'è grande differenza tra i due gruppetti, ma non li raggiungono. Dovrebbe essere quello il gruppo di Talansky, quello lì davanti che si vedeva in orizzonte. Oggi veramente una giornata durissima. Questo è il gruppo di Talansky. Eccolo qua il gruppo Talansky, vedete una differenza non notevole, ma sono intorno ai 2 minuti alle spalle di Vincenzo Nibali, che è preceduto solo da Lars Bohm. Comunque Vincenzo Nibali oggi ha fatto una cosa eccezionale. Ora con si fa portare da Fulsang, e adesso attenzione perché esce. Adesso con la strada asfaltata Bohm è ancora lì, cioè non ha guadagnato l'impossibile. Adesso Jakob Fulsang aiuterà Vincenzo Nibali, o magari lo stesso Nibali andrà sulla ruota di Bohm. Ma Bohm, Riccardo, anche come tattica, abbiamo detto della forza della Astana, ma trovarsi col Fulsang, uno dei più talentuosi nel finale, vuol dire che hai fatto tutto per bene. Fulsang oltretutto va praticamente in questo momento è il primo e secondo l'Astana, perché primo Nibali e secondo Fulsang in classifica generale, quindi l'unica cosa che c'è da fare attenzione ora è gestire gli ultimi 4 chilometri. Non hanno interesse ad andare a prendere neanche Lars Bohm, perché comunque in ogni caso Lars Bohm è fuori classifica e si trova nei fondacci della classifica generale. Lars Bohm è a 121esimo a 16 minuti e 26, quindi non gliene frega niente della classifica. Lars Bohm era il più indiziato dei tre, quando erano rimasti anche in 4, a vincere questa tappa. Se la va a meritare, a strameritare, perché in precedenza aveva attaccato anche con Van Marke, quindi Belking sugli scudi, ma a Vincenzo e a Fulsang interessa più che altro gestire gli ultimi 4 chilometri da prendere più vantaggio possibile. Che era secondo in classifica generale per la somma chiaramente anche dei piazzamenti, ma qui oggi c'è veramente gli abissi, ci sono tutto quello che c'è, che può succedere in una grande tappa di montagna, ma ancora forse di più. 2 minuti a Talansky, 2 minuti e mezzo a Contador, Van Garderen e Valverde, davvero sono distacchi superiori ad una tappa di montagna, perché un Nibali che dà 2 minuti e mezzo a Valverde e a Contador è difficilmente ipotizzabile in una tappa di montagna. No, ma soprattutto è la delusione è questo corridore in questo momento inquadrato, che è Fabian Cancellara, che tutti aspettavano. Non è mai stato protagonista di un'azione delle sue? No, evidentemente non è in grandissima forma. Lars Bohm sente il sapore della vittoria, sente il sapore della conquista di questa tappa bellissima. Intanto anche Geraint Thomas, che sta portando e sta trascinandosi alle sue spalle un Richie Porte, che di fatto è diventato il leader del Team Sky, avendo perso proprio la squadra inglese Froome per quelle 3 cadute oggi veramente disgraziate. Ci dispiace molto aver perso uno dei protagonisti sicuramente grandiosi in salita, però questo è il ciclismo e questa è la strada, la dura legge della strada.
Lars Boom, nato il 30 dicembre 1985 a Vlaemen in Olanda, atleta di 1,91, si vede, grande passista, sempre, ha sempre corso per questa squadra, cominciando dalla formazione Spoars, poi per la formazione Continental, che Rabobank, che si chiama ancora Continental, la formazione giovanile, poi alla Rabobank che ha cambiato nome. Lui non ha mai lasciato questa squadra, in totale tra formazione giovanile e formazione dei professionisti ha vinto quasi 50 corse, ne ha vinto da professionista ovviamente qualcuno meno, ma corse anche importanti. Quest'anno non ha ancora vittorie in questa stagione, le tre vittorie dell'anno scorso, una è il Giro dell'Alto Var, una tappa del Giro dell'Alto Var, quattro vittorie l'anno scorso, poi un prologo al Giro del Mediterraneo e al Gran Premio Jan van Eswijk, la classifica generale più tappa, poi in precedenza aveva vinto anche il Giro di Gran Bretagna, prologo ancora al Criterium del Delfinato, classico atleta da prologo, il prologo alla Parigi-Nizza, tappa alla Vuelta a Spagna e la classifica generale del Giro del Belgio. Queste le 15 vittorie di Lars Boom, che si invola adesso verso la 16ª in carriera con un fantastico Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang, primi inseguitori. Ricordiamo, attualmente Talansky perde circa 2 minuti e mezzo, stanno perdendo in chiave classifica generale Alberto Contador. Intanto vediamo, perché Talansky adesso da solo forse è scattato dal gruppo per recuperare terreno, non credo che abbia perso le ruote, sembrerebbe all'inseguimento, ma mi sembra uno sforzo inutile quello di Talansky. A meno che non sia, potrebbe aver forato, non ce l'hanno fatto andare a prendere Porte. Ah, Ricci Porte, che Rentoma, sì, è partito da solo Talansky per limitare i danni. Ma che cosa limiti? Sprechi solo energia. Recupera ormai, qualche secondo, ormai ma poco. Ormai stai lì, ormai è andata e cerca di recuperare più che altro non tanto i secondi, ma le energie di una tappa come quella di oggi, che fra freddo, fango, pavè e tutto il resto devi stare attento, insomma. Intanto Contador sta rientrando su un gruppettino, credo che per lui la maschera di fango che ha in faccia non abituale per uno come Albertino, è abituale a fare queste corse. Intanto siamo alla Flam Rouge, l'ultimo chilometro per Lars Boom, una bella azione, ma era prevedibile, sarebbe stato il favorito anche in caso di arrivo a 3 con Fuglsang e Vincenzo Nibali. Lars Boom è... Sì, ma non ti crede, ma lui nel dubbio, ma infatti lui è stato a Livorno in vacanza, ci ha pensato. Quasi dice, aspetta un po', fammi, io tolgo i rischi. Ma questa è la cavalcata trionfale, si parlava degli olandesi, dei belgi come protagonisti in assoluto. Allora, questo ragazzo è nato il 30 dicembre 85, 28enne olandese, tanti prologhi vinti, tante partecipazioni alla Parigi-Roubaix, alla classica delle pietre, e ora 600 metri naturalmente dove non c'è una folla sterminata perché piove, quindi chiaramente non c'è tutta la gente, dimentichiamo la Gran Bretagna, però c'è gente, e siamo ancora a 500 metri all'arrivo e sono abbondanti, tutti applausi per lui. Lars Boom va a cogliere la 16ª vittoria in carriera, ma attenzione perché adesso ci vuole il cronometro, Riccardo, perché con Vincenzo Nibali che conferma, adesso lo possiamo dire, la maglia gialla, perché Sagan è più indietro, Cancellara è più indietro, quindi Vincenzo Libero, in una tappa in cui tutti ipotizzavano un lasciare la maglia gialla, perdere meno possibile, arriverà alle spalle di Lars Boom, non ci sono buoni, quindi non conta secondo o terzo posto, quindi è irrilevante, ma facciamo un applauso a Lars Boom, ha interpretato perfettamente questa gara. Inizialmente erano diversi corridori, lui la volava forse anche per Van Marke oggi, Van Marke ha forato, si è staccato dal gruppo di testa, se n'è andato Lars Boom. Grande vittoria di Lars Boom, che se la merita tutta questa vittoria, perché è andato più forte di tutti, aveva attaccato già da lontano. Guarda la media, 47 chilometri orari in una tappa del genere, non ci sono aggettivi. Fuglsang mi ha impressionato come Vincenzo Nibali. Guarda, sono che Fuglsang accelera per recuperare anche solo un secondo. Sono Vincenzo Nibali straordinaria, sono immagini foto indimenticabili, bellissime. Intanto qui di classifica non c'è nessuno, forse non c'è nemmeno bisogno di prendere il tempo su questo quartetto, che viene nemmeno non so se farà la volata, penso di sì, Sagan per i piazzamenti, certo lui ha la maglia verde, quindi per i piazzamenti gli interessa un punto piuttosto che no, alla lunga sì. Fabian Cancellara e Peter Sagan possiamo considerarli, nei confronti probabilmente di chi gli è arrivato davanti, due sconfitti di giornata, viste le caratteristiche, sì, e le premesse. Soprattutto Sagan, perché poteva prendere anche la maglia gialla, batte Cancellara che non mi è sembrato all'altezza delle prestazioni sue sul pavé,
quarto è arrivato Sagan, quinto Cancellara, arriva un Matteo Trentin, bravissimo Matteo Trentin che è andato molto molto forte su Kwiatkowski. Non ho preso il tempo, però mi sembra che allora Nibali è arrivato a 24 secondi se ho visto bene, poi a 1 minuto e 2 sono arrivati Sagan e Cancellara, questo è Lemoine. Kwiatkowski è in classifica, sì, è in classifica e non lo vedo arrivare, arriva Lemoine. Adesso vediamo a quanto da Vincenzo Nibali, però se non ci fanno vedere la striscia dell'arrivo sarà difficile anche che prenda manualmente. Vabbè, adesso vedremo il tempo, adesso quando arriva, beh, esultano, vedi, queste sono belle scene, i compagni di squadra naturalmente di Lars Boom esultano per una bellissima vittoria. Arriva qui Kwiatkowski. Praticamente 2 minuti e 4. Eh sì. Quindi parliamo di Kwiatkowski. No, io ho preso 1:43 su il Nibali. Ritardo di Nibali. Certo, perché io 2:4 al vincitore, Nibali 1:24, 1:43 il ritardo di Nibali, arriva Ricci Porte a 2:18 dal vincitore. Quasi 2 minuti. 2 minuti prendo. E poi qua ci dovrebbe essere Kwiatkowski a 2:09. Mi sembra, vediamo, arriva adesso Alberto Contador, nel frattempo non ho visto Talansky, adesso vediamo Contador quanto perde da Nibali. Contador perde, Van Garder perde una bella cifra, ed eccolo qua, perde una bella cifra qua. Praticamente manualmente 2:35, insomma più o meno, ma 2:35 sono tanti. Distacchi superiori a quelli che di solito troviamo nelle tappe di alta montagna, tra i big. Qua siamo a ridosso della foresta di Arenberg. E guardate qui che meraviglia, Lars Boom vincito l'etappa, ma un Vincenzo Nibali straordinario, straconferma la sua maglia gialla. Peter Sagan va a cogliere una quarta posizione ottima per la sua maglia verde. Cyril Lemoine, beh, tutte le maglie, perché alla fine Sagan praticamente ha due maglie, quindi tutte le quattro maglie sono arrivate nei primi 10. Terzo in classifica generale con un ottimo Matteo Trentin, sta arrivando ora. Eh beh, qui è difficile andare a riconoscere anche i corridori perché sono infangati e vedi veramente oggi c'è stato, io avevo detto veglionissimo del tritellissimo, direi che assolutamente no, è vero. Sagan a terza posizione perché era praticamente davanti, è arrivato davanti a Kwiatkowski, sì, e poi era 2 secondi in classifica generale, eravate davanti però agli altri, 44 secondi, 2 secondi Fulzang che mantiene quella posizione che era praticamente stamattina decimo in classifica generale, primo e secondo due uomini della, hai paura che arrivi Lemon? Lemond a gamba tesa, lo sai che Lemond è un vediamo po' geloso un po', di te. Valverde a 2:11, vedete questo è l'ordine d'arrivo, no, questa è la classifica generale. Vincenzo Nibali è andato in classifica nonostante una giornata non così positiva, ma il primo diciamo avversario di quelli ipotizzati è Kwiatkowski a 50 secondi tra quelli per la classifica generale, poi Van den Broek a 1:45. Valverde, ti dico subito che Le Monde farà polemica perché non ha portato Wiggins, lo dice dalla vigilia del giro del Tour de France, che lo dirà. Se ne faceva, è arrivato sul traguardo da 13 minuti e 30 secondi questo gruppo di corridori, facce completamente stravolte e scure perché noi vediamo la fatica di quelli che stanno meglio di tutti, cioè quelli prima, no Stefano, vedo che annuisci, però dietro deve essere stato un inferno doppio. E quello che manca, perché ora saranno arrivati 35-40 corridori e mancheranno altri 100-150. Molte volte in corsa, soprattutto in giornate come queste, si vede chi è davanti, chi lotta, chi ha l'adrenalina, chi si gioca. La cerimonia protocollare sta prendendo del tempo, perché adesso sta per uscire Vincenzo Nibali per salire sul podio. Hanno avuto un pochino di tempo in più perché chiaramente le condizioni con le quali hanno corso le abbiamo viste tutti, quindi adesso Vincenzo Nibali è dietro il podio e tra poco salirà sul podio. Intanto vedo che continuano a susseguirsi gli arrivi dei vari gruppetti di corridori a 15 minuti questo gruppo, Francesco e Silvio avete un quadro.